nel momento in cui sono andati a creare l'avatar con Avatara, mi hanno creato in questo modo, diciamo, quindi questa dovrei essere io. Non so perché mi hanno messo la gonna, perché non me la metto mai, però diciamo, i miei alunni mi hanno immaginato così. Ok, vedete che qui ci sono tutte le possibilità. Avatara permette oltretutto anche di creare questi personaggi che poi possono essere per esempio utilizzati anche per la costruzione di fumetti successivamente dai vostri ragazzi. Usciamo da qui e vi chiedo praticamente, allora segnatevi questo indirizzo, andate tutti sul sito di Avatara, così iniziamo a vederlo insieme, lo faccio anch'io, così insomma vado subito. Interrompi condivisione, ci siamo, riapro e andiamo sul nostro sito. Così. Ok. Ci siete andati tutti? Dove ce l'ho adesso? Ok. Questo è quello che vi esce fuori nel momento in cui andate su Avacara, così questo sito. Allora, la prima cosa che vi fa scegliere è ovviamente se quello che dovete fare è un avatar che sia un uomo o una donna. Quindi identificato con azzurro e rosa è immediato, per cui vi chiedo, allora alla fine praticamente noi lo scarichiamo l'avatar e poi vi chiederò nella giornata, diciamo tra oggi e domani io lo carico, vi carico la consegna, quindi poi caricherete l'avatar che avete ottenuto sulla piattaforma, ok? In modo che ci saranno tutti i vostri avatar caricati. Ok, io ovviamente metto Gers, voi scegliete il vostro. Ok, capisci? Va bene, ok. A questo punto, come vedete, praticamente vi fa scegliere la forma del vostro viso, quindi sceglietene una, insomma, quella che ovviamente somiglia di più alla vostra forma, e vi fa scegliere anche il colore più o meno, cioè in base ovviamente c'è chi ha un colorito più pallido, chi è più abbronzato. Diciamo, vi fa scegliere il colore del vostro viso. Quindi la cosa che vi chiedo è fate subito la scelta della forma del viso e successivamente mettete il colore, diciamo che sia rosa o più bianco, insomma, come la volete, ecco, io preferisco questo rosa così. Ok, fatto. Datemi una conferma, attivate gli audio, datemi una Sì. conferma che va tutto bene, così ci sono. Ok. Perfetto. Dopodiché praticamente andiamo a vedere invece gli occhi, ok? Vi scegliete gli occhi anche in questo caso e andate praticamente a vedete, ce ne sono diverse tipologie, quindi ve li potete scegliere quelli che più vi piacciono e potete anche scegliere il colore degli occhi. Scegliamo questi, mettiamoli per esempio. Ok, mettiamo direttamente blu. Ok, scegliamo il colore degli occhi azzurri, verdi, marroni, come li volete. Io c'è un marroni, direi che è più giusto. Ok, perfetto. Fatto? Sì. Una volta fatto questo è molto immediato per i ragazzi, perché lo vedono subito, riescono a crearlo immediatamente. Andiamo a scegliere quella che è la forma del naso, quindi anche qui ce ne sono diverse tipologie. Quindi potete andare a prenderne una. Questo più che altro vi consente di creare non avatar parlanti, ma qua creiamo semplicemente un'immagine di un avatar che poi potrete utilizzare, ecco, appunto, nella creazione, per esempio, di fumetti che vanno a creare i ragazzi. Scegliamoci un naso, questo per esempio. E poi andiamo a sceglierci le labbra. Ok? Labbra che potete vedere ci sono anche qui diversi tipi, ci sono anche con i baffi, come la preferite. Ok, mettiamoci una delle labbra sorridenti, ma no, troppo grandi erano quelle. Ah, queste troppo piccole.
Ok, perfetto. Poi le sopracciglia. Poi ci scegliamo le sopracciglia, sì, anche quelle. Anche qui scegliete in base al colore, se sono marroni, nere o insomma questo colore tendente, insomma, ad un rossiccio, diciamo, va. Ok. Una volta scelte le sopracciglia ci scegliamo i capelli, ok? Anche qui vi scegliete una tipologia di capelli che somiglia di più ai vostri. Me li scelgo così, ok? Ecco, le orecchie sono un po' a sventola sotto questi capelli, però insomma, poi vediamo. Ok, anche qui ci scegliamo il colore, però perché non mi piace questo colore. Me li devo mettere castani. Poi facciamo una condivisione schermo, perché poi li voglio vedere i vostri avatar. Ok, allora, così e voglio dal vedere. Telefonino come faccio, Jessica? Ah, ok, abbiamo un problema lì. Dal telefonino è più problematico. Vabbè, per chi ce l'ha invece sul computer ci fa vabbè, vedere almeno faccio qualche avatar. Uno screenshot e te lo mando su WhatsApp. Giusto? Va bene, sì. E io vedo di mostrarlo agli altri. Allora, vediamo un po'. Sì, mi stavo facendo i capelli qua. Ok, perfetto. Dopodiché vi potete scegliere i vestiti. Ok, andiamo a scegliere i vestiti. Vedete, ce ne sono anche qui diverse tipologie. Potete, non lo so, cappelli, vestiti, sì, tipi. Vedete, qua veramente la scelta è... diciamo, quando si mettono queste magliettine un po'... stavo facendo diventare maschietta. Ok, quando si mettono queste magliettine un po', ecco, insomma, vedete, ci sono i vestiti, c'è il diadema da mettere in testa, insomma, un po' di tutto. Vedo che c'è qualcuno che sta scrivendo sul gruppo, vediamo un po'. Ah, Gianfranco ci ha già mandato la sua, praticamente. Molto carino, devo dire, molto molto carino. Jessica, io i vestiti non riesco a vederli. Jessica. Ok, lo metto qui, guardate. Aspetta che adesso vediamo perché. Questo è Gianfranco, lo vedete, sì? Lo metto così sul cielo. Vabbè, lo vedete anche voi sul gruppo. Giustamente l'ha mandato sul gruppo. Gianfranco, molto carino. Ok. Allora, i vestiti. Basta che li... Non vedi i miei o non vedi tu o non riesci tu a vederli. Su Dress No. Up devi andare. Cliccaci forte. Ah, sì. Ok? Perfetto. E ci scegliamo il vestito, insomma, che più ci piace. Non lo so, questo sembra tipo Babbo Natale. Ok? Ah, sì. Vabbè, li ho visti. Io sono in generale un amante del Natale, quindi insomma tutto ciò che è rosso mi piace. Non lo indosso quasi mai poi il rosso perché mi vesto quasi sempre di scuro, però insomma mi piace molto da vedere, ecco, poi il rosso. Perfetto. Ok, una volta scelto poi il vestito, che vi siete messi, ci mettiamo una giacchetta, così stiamo più... Ok? E vedete, ci sono diverse tipologie, insomma, di vestiti, ce ne sono tantissimi. Andate a scegliere praticamente, insomma, se vi volete mettere degli occhiali, ok? Vogliamo mettere degli occhiali al nostro avatar. Io li porto, quindi ce li metto gli occhiali, ok? Ok, perfetto. Li abbiamo messi, dopodiché anche lo sfondo potete selezionare quale sfondo vi piace di più. Ok, e ce ne sono anche qui diversi che potete mettere. Gianfranco ha messo prima la bandiera italiana. Sì, chi Jessica, parla? No, sì, Domenico. Domenico, dimmi tutto. Senti, siccome avevo messo gli occhiali e li voglio togliere, come si ritorna? Cioè, come li faccio a togliere? A ricliccare. Allora. Questo praticamente il problema di questo è che praticamente di questo sito è proprio questo, nel senso che non c'è un modo per toglierli direttamente, devi ricominciare tutto da capo. Ah no, forse è l'unico handicap che ha. Ah no, li ho tolti, sono riuscito a posto. Come li hai tolti? C'è l'icona del cestino. L'icona X a sinistra, sotto l'ala. Ok, è coperta da me, scusate, vedete, sto sbagliando io. È coperta da me. Ok, perfetto. È coperta perché ci sono le vostre immagini al lato. Perfetto. Allora, andiamo avanti. Dopodiché, praticamente, alla fine generate, ci mettete uno sfondo, ok? E generate la vostra immagine. Perfetto?
Ci siamo? Io l'ho creata. Questo è il mio avatar. Interrompo un attimo la condivisione perché voglio vedere i vostri invece adesso. Condividete voi e mi fate vedere i vostri, ok? Vediamo cosa è venuto fuori. Questo, vi ripeto, è solo da far fare ai ragazzi. Gianfranco ci scrive che quell'immagine è qualche chilo fa. Vabbè, condivido pienamente, anch'io qualche chilo fa ero così. Adesso un po' meno, sinceramente. Ok, perfetto. Allora, fatemi vedere. Allora, Silvana mi dice da dove... Ok, allora Silvana praticamente devi andare... Aspetta che riprendo la condivisione schermo. Ok, no, qualcun altro ha condiviso adesso un attimo. Già, ha condiviso, quindi... Ho condiviso io. Ok, allora, vediamo prima Stefano e poi condivido io un attimo. Perfetto. Anche chi lo fa, pure io, ovviamente. Così. No, non si direbbe, sembri in linea, sinceramente, no, sì. Devo dire. A vederti non si direbbe. Vi do il monitor. Ok, allora condivido un attimo di nuovo il mio schermo per far vedere alla collega come dobbiamo fare. Allora, in pratica, quando tu sei, torno indietro così, qui, da qui praticamente, vedi Silvana, mi pare, mi avesse chiesto, da qui, clicchi qui sopra e si genera, ok? Sì, grazie. Perfetto, figurati. Ok. Vediamo qualche altro avatar che avete creato, vediamone qualche altro, così ci divertiamo un po'. Io te l'ho mandato su WhatsApp. Ok, vediamo se è arrivato su WhatsApp e lo vedete anche voi. No, non lo vediamo, sì, perché... Allora, Giusy ci manda il suo, lo potete vedere anche voi, ti sei fatto una bellissima corona, devo dire. Splendida, perfetto. Allora, con l'udienza, vediamo com'è. Vabbè, natalizio. Anche tu però, natalizio, eh? Allora, te lo faccio vedere così lo mostro sulla telecamera, perché tu l'hai mandato a me personalmente, quindi diciamo che è un po'... ok, perfetto. Questo invece è l'avatar di chi? Di Rosa, perfetto, ok. Sì, ti somiglia, sai, Rosa? Questo è il mio. Somiglia, Rosa. Devo dire la verità, l'hai fatto somigliante, effettivamente. Ti somiglia. Ok. Altri avatar che possiamo condividere, così... Questo è il mio con la corona. Quello che ho visto che hai mandato sul gruppo, sì. Ed era molto molto carino. Questo è il mio, Jessica, non so se si vede. Dovete condividere lo schermo uno alla volta, in modo che, ok, quando esce lei. Non so chi c'è, okay. Chi c'è adesso? Questo chi è? Forse sono questo io? È... Domenico. No. C'è una bella signorina, quindi non credo, Domenico. Ah, no, allora aspetta che esco. Potrei, ormai non si capisce più niente. No, vabbè. Allora, io credo che indipendentemente dalle inclinazioni sessuali, comunque l'aspetto è quello, maschio o femmina, insomma, credo che l'aspetto rimanga quello, no? I capelli no, non sono i miei. Io sono Lilli Lanzetta. Ok, benissimo Lilli, bellissimo. Molto, molto carina. Ti somiglia, sai? L'hai fatta somigliante. Io Lilli la conosco perché l'ho incontrata in altri corsi di formazione. Ti somiglia, sì. L'hai fatta somigliante effettivamente. Infatti, sì. Grazie. Ciao. Ciao. Altri... Allora, Domenico, lo vediamo questo tuo? Vediamo, non so riuscire a vederlo. Si vede? No, allora, Lilli deve uscire dalla sua condivisione schermo. Ok? E adesso vediamo quella di Domenico. E questo è il tuo, questa bella giacchetta. La camicetta verde. La camicia a quadri verde, perfetto. Benissimo, okay. perfetta, ok, altri? Me ne fate vedere qualcuno? Ah, ce n'è qualcuno, non ce n'è nessuno con qualche, diciamo, spunto particolarmente, ok, allora, aspettate che vediamo, anche Katia ci ha mandato il suo, Elena, ci siamo, perfetto. L'ho mandato anch'io sul gruppo. Sul gruppo, sì, li ho visti. Ne avete fatti tanti, veramente tutti carini, devo dire. Siete un po' tutte con i capelli lunghi, Qualcuno con i capelli corti c'è. Poche, sono quasi più, sono di più quelle con i capelli lunghi, di meno sono con i capelli corti. Jessica, questo è il mio. Questo è il tuo, Enza, ti somiglia. Ok. ti somiglia. Sì, non c'entro poco, forse col mio avatar, però. Eh no,
No, non la vediamo la tua. Adesso questa è, non sei tu, Maria Cristina. Questa è Elsa. Esco io adesso. Esci tu, così Maria Cristina ci fa vedere il suo. No, l'ho fatto sulla, con la foto, con, sul gruppo. Non riesco, non so se riesco a condividere. Ah, sì, ti ho visto. Ok. Anche tu con un bel vestito. Questa chi è? Quello che vediamo adesso di chi è? L'avatar di? Non sappiamo, non riusciamo a saperlo. Qualcuno È scritto Maria Francesca Marafioti. Perdonami, non vedevo, se non leggevo sopra, colpa mia, non stavo leggendo sopra, cioè lo volevo leggere da altre parti, tranne dove in realtà doveva essere scritto. Perfetto, Maria Francesca, ok? Benissimo, ok, ne abbiamo visti diverso. Pietro, scusami, possiamo vedere il tuo? Il mio? Non l'ho creato. No, l'ho creato sull'altro computer. Ah, mannaggia, non ti volevamo vedere il tuo. No, come no? Volevamo vedere il tuo. Va bene, ve lo creo subito. Va bene, crealo così poi ce lo fai vedere. Ok, questo vedete è in realtà un programmino estremamente... Dimmi Pietro, volevi dire qualcosa? Scusami. No, siccome devo controllare gli accessi, i partecipanti, gli ingressi, mi sono aperto l'altro computer e l'ho creato sull'altro computer. Ok, perfetto. Sto passando su WhatsApp. Va bene. Comunque, dammi il tempo di rifarlo. Sì, lo vogliamo vedere anche quello di Pietro, vero? Siete tutti d'accordo che vogliamo vedere anche quello di Pietro? Sì! Allora, questo praticamente è un programmino effettivamente semplice, anche che si può far usare anche ai ragazzini più piccoli, no? Per cui, questa è Silvana, che ci fa vedere il suo. Benissimo, Silvana. Ok? Perfetto. Puoi uscire dalla condivisione schermo, ci siamo, benissimo, ok. Tutti molto carini. Quello che succede è che questo però è ovviamente anche, siccome mi dicevate ci sono anche dei colleghi della scuola primaria, questo sicuramente è un modo per creare un avatar estremamente semplice, no? Per cui è normale che alla fine tutti i ragazzini possono... tutti, anche i bambini più piccoli in questo modo riescono comunque a creare il proprio avatar e diventa comunque un modo per imparare la tecnologia, ok? Perfetto, andiamo invece avanti e vediamone un altro di questi applicativi. Prima ve ne volevo far vedere, però aspetta, perché mi sa che nella mia avevo messo prima subito Voki, invece Voki lo mettiamo dopo e ci vediamo questo Character Creator. Dimmi Stefano. Un'altra domanda. Sì. Senti, poi noi di questo avatar, praticamente cosa avremo poi alla fine? Solo un'immagine JPEG, basta? No, se fate quello con... lo vedremo poi. Di questo sì, questo sono un'immagine JPEG. Queste, infatti, diciamo, queste vengono creati, questi avatar vengono utilizzati soprattutto nella realizzazione di fumetti, infatti. Invece quello che poi vedremo successivamente, quello con l'altro programma, è un avatar parlante, quindi comunque lì gli potete far raccontare un po' quello che volete. L'unico handicap sono i tempi. Allora, vi dico la verità, quasi tutti i programmi che fanno gli avatar che sono parlanti sono programmi a pagamento, quindi diciamo che le cose che gli potete far dire, quindi o uno si crea una sequenza di avatar e poi li mette insieme, quindi alla fine utilizzando il tempo gratuito, fa una prima sequenza, poi una seconda, una terza, una quarta, insomma, in base a quello che l'avatar deve dire. Se no purtroppo i tempi sono ridotti perché sono tutti a pagamento, cioè sono partiti tutti gratuiti come sempre, come tutte le cose sono partite tutti gratuiti e poi pian piano invece sono passati tutti a pagamento perché giustamente si è visto che era molto richiesto e sono passati tutti a pagamento. Prima di vedere Voki, che è quello più carino, io volevo far vedere sempre con creare diciamo anche qui un avatar. Questo programma, lo vedete, sì? Il sito? Questo praticamente ci consente di creare in realtà degli avatar un po' più stilizzati, ok? Questo sempre io, stavolta ho i capelli mossi, ma sono sempre io, perché questi sono i miei alunni che si divertono, diciamo, quando li porto in laboratorio si divertono a fare un po' di tutto.
Ok, quindi andiamo sempre su questo sito, quindi prendete quest'altro sito e andiamo a vedere come funziona invece questo programma. Ok, vado qui. E condivido il mio schermo così potete vedere. Qual era il sito? Chiedo scusa che non ho fatto. Allora, aspetta che lo leggi da qui, guarda. Ok, perfetto, grazie. Perfetto, così. Oh, si aprono sempre queste pagine di pubblicità. Non amo molto. Vabbè, ok. Perfetto. Dunque. Qui potete scegliere anche se è uomo o donna, sono un po' più, vi ripeto, stilizzati, però è un, diciamo, in realtà attraverso questa applicazione non vengono, diciamo, non ci sono proprio tantissime scelte, quindi questo è, devo spostare un attimo questo, se no lo metto da questo lato, ok? Perfetto. Okay. Non mi va più adesso. Perdonatemi, non mi va più, un attimo solo, non ho capito perché. Okay, non mi va. Benissimo, siamo a posto. La giornata delle cose che non funzionano oggi, eh? Se scendi il colore va avanti, se non sbaglio. No, sì, quello sì, non mi va, cioè io, allora c'è un problema qui sul mio PC. Allora, vabbè, scegliamo un po' uno di questi, vabbè, sì, scegli questo, ok? Perfetto, dopodiché, bruttissima praticamente, ok, andiamo avanti e prendiamo praticamente, vedete, vari accessori, quindi il... Anche qui scegliete la forma del viso, scegliete le orecchie, scegliete gli occhi, vi potete scegliere le pupille, il naso, le labbra, insomma, e così via, ok? Capelli, anche qui scegliete le diverse tipologie e anche qui scegliete poi il colore. Una volta per esempio sui capelli ci sono le diverse tipologie di capelli e poi vi fa vedere anche il colore dei capelli, ok? Ed eventualmente ci fa scegliere anche, vabbè, qua non ci sono perché non è la versione, non ci siamo loggati. Allora, nel momento in cui voi vi andate a registrare a questo sito, vi consente di fare anche qualche cosa in più, però siccome diventa sempre complicato far iscrivere comunque gli alunni, perché può diventare, insomma, io dico sempre, facciamoli iscrivere su piattaforme di cui siamo assolutamente certi, quindi quando sono queste degli avatar io gliele faccio fare sempre senza loggarsi, preferisco in genere. A questo punto io vi ho fatto vedere accessori e quant'altro. Una volta creato, vediamo che devo spostare sempre questo. Ok, allora. Una volta creato, alla fine, una volta che avete scelto tutto, vi consente anche qui di salvarlo. Lo create? E me lo fate vedere? Ci Aspetto. Dice di registrarci. No, Jessica. fatelo. E come lo facciamo se non ci sono tutte come, le... Qua cose? Sono, Enza, guarda, io non sono registrata. Io non sono entrata con il mio account. Non lo so, guardo di nuovo. Non so se sei col telefonino, quello è l'unico handicap. Col telefonino sono. Ok, non è per questo. Mentre sul PC ce lo fa fare tranquillamente. Scegliete capelli, quant'altro, insomma, no, tutti questi capelli. Questo è un po' un avatar un po' più stilizzato rispetto a quelli soliti. Ok, esco dalla interrompi condivisione perché adesso voglio vedere le vostre. Voglio vedere i vostri avatar man mano che li create e me li fate vedere, così condividete lo schermo e me li fate vedere. Jessica, l'ho inviato sul gruppo. Sul gruppo. Ok, vediamolo allora. Vediamo un po'. Può confermare Domenico De Carlo? Se sono io o meno. Dimmi. Domenico, ci somiglia secondo te a Pietro? Non lo vedo. Su WhatsApp. Ah, nella chat. Messo. Sì, nella chat. L'ha mandato Pietro, quando eri piccolo. Ok.
Giusy, sì, ci hai mandato un avatar maschile, hai fatto. Sì, sì, aspetta la guerra proprio. Sì, è pronto per partire in guerra, sono d'accordo. Con l'infradito però. Ok, va benissimo. Rambo. Cioè l'infradito con calzino bianco è orrendo. È famoso, vero? Nulla. Ok. No, non è male, diciamo, è un po', diciamo, particolare, infradito col calzino bianco, sì. Va benissimo. Il colore di questo pantalone, questo verdino con questo calzino, e l'altro bottino è pure celeste, quindi proprio... L'hai fatto completo, Giusy, dai, sì. Bisogna dire che hai completato il quadro, proprio. Drammatizziamo tutto. Adesso sto facendo la signorina. Ah, ok, così la vediamo, no? Se no vediamo solo lui, non ci piace molto. Okay. Allora, aspettate perché Elena ci dice che non trova l'app. E questo, Elena, questo qui. Lo vedi? Professoressa, mi scusi? Oh, dimmi Mario, no, non mi dare professoressa, io sono Jessica, ti prego. Jessica, ascolta, io purtroppo ho assolto dei problemi per entrare. Un breve riepilogo delle modalità per fare l'avatar. E di questo qui in particolare? No, in generale. Sì, no, chiaramente ho visto... Allora, ovviamente dipende, sai Mario, allora dipende da quale... quindi sei entrato adesso? Sì. Ah, ok, sì. Perfetto. Allora, in pratica noi abbiamo visto, ti faccio giusto, ecco, un brevissimo riepilogo. Abbiamo visto prima un programma molto semplice, che è un programma spagnolo che si chiamava Chara. Siamo andati poi sul... vediamo se riesco a condividerlo direttamente, se siamo fortunati. No, non cambia, è inutile. Devo sempre uscire, poi rientrare, vabbè. Siamo praticamente andati nuovamente su... Allora, ritorno qui. Benissimo. Questo non è Avaciara, questo è Avaciara, ok? E qui praticamente abbiamo creato il nostro avatar. È molto semplice, perché da questo programma tu ti scegli se è uomo o donna. Sì. E una volta che hai scelto, prendiamoci un maschietto adesso, ok? Ti fa selezionare il viso, ok? Quindi lo scegli, perfetto. Ti fa selezionare, insomma, selezioni di volta in volta viso, occhi, naso, labbra. E alla fine, una volta praticamente che tu l'hai creato, il tuo avatar, cliccando qui sopra, quindi su questa casellina, ti salvi l'immagine praticamente del tuo avatar. E questo è il primo programma che abbiamo visto. Poi invece abbiamo visto quest'altro che... Là. Ok, da qui si vede adesso, perfetto. E abbiamo visto quest'altro invece, che è praticamente un po' più stilizzato. Quest'altro, torno indietro così, vediamo se ce lo fa vedere. Ok, il mio computer oggi ha deciso pure lui di fare i capricci. Ok, praticamente ti permette all'inizio di scegliere maschio o sempre anche qui maschio o donna, e poi ti fa scegliere le varie opzioni, il corpo, le orecchie, gli occhi, anche qui, e alla fine salvi anche qui il tuo avatar. Ma a me le opzioni a destra non escono. Quando clicco su corpo, orecchie, occhi, non mi escono tutte le opzioni a destra. Perché, vi ripeto, se vi loggate vi esce poi tutto. Nel momento in cui lo fate senza loggarvi, è più complicato, diciamo, ci sono meno opzioni disponibili, ok? Se si clicca su carattere casuale, escono delle immagini differenti una volta che una seleziona solo uomo o donna. Ad esempio quella che ho messo lì col Condor l'ha fatta da solo in automatico. Hai mandato qualcosa sul gruppo? Sì. Ok, perché non l'avevo ancora visto. Ma ok, andate... Enza l'ha fatta molto carina, Enza. Ti sei fatta un po' trendy, diciamo, con questo stivaletto. Sì.
E questa faccia. Grazie a te, io non l'ho mai fatto queste cose. Ti sei fatta un po' più trendy. Questa è un po' sì. Più... sì, ti ha messo... sì, perché praticamente in quel modo ti aggiunge dei caratteri casuali, dei personaggi casuali. Quindi diciamo questo condor... Sì, ma sono uno lui. Peggio dell'altro. Non sì, è sono che... brutti, non sono belli. Questo applicativo non è che sia... Diciamo, io ve l'ho fatto vedere semplicemente perché, vi ripeto, è un applicativo... Questo che ci manda questa immagine è un applicativo gratuito e comunque anche per farvi vedere qualcosa di diverso. Massimiliano si è fatto con l'abito, quindi diciamo molto serio, più serioso, anche se non ha messo niente sotto, quindi comunque... Questo chi è? Sì, però Domenico, c'è la scarpina rossa, c'è lo sneakers rosso sotto l'abito. C'è lo sneakers rosso, sì, lo vedo adesso che c'è lo sneakers rosso. È il mio Jessica, sì. L'hai reso un po' poi... Certo. Sexy sportivo, diciamo, ok? Un po' sprint, brava. No, sexy sportivo, va bene. Sì. Ok, Domenico è questo che vediamo, sì, lo vediamo. Okay. Poi c'è Katia che invece l'ha mandato sul gruppo. Ok? Anche lei si è fatta un'acconciatura niente male, ecco, sì. Devo dire che... Perfetto. Domenico, se togli la condizione schermo, perfetto, così noi possiamo procediamo con un altro. C'è qualcun altro ci fa vedere il suo avatar? Sì, ok, questo chi è invece? Maria Francesca Marapioti. Sì. Perfetto, molto molto carino, molto stilizzata anche lei. Questo... Ecco, ci sono riuscita, non riuscivo ad attivare l'audio, a riattivare l'audio. No, benissimo, perfetto, mi piace, è venuto molto bene. Molto moderna, molto estiva, diciamo. Molto estiva. La nostra... Poi, quest'avatar, ecco, in realtà, io non mi identifico mai in quest'avatar perché è bella, ripeto, è bella magretta, io non sono proprio così linea, però... Ok, Maria Francesca, okay, esci dal tuo, così qualcun altro ci fa vedere il suo. Sì. Bello, mi piace però. Vi ripeto, poi conservatevi queste immagini perché le caricherete in piattaforma. Basta andare su download e lo fa salvare come PNG. Sì. Assolutamente sì. Mario, sei riuscito a fare qualche avatar tu? Non mi sente Mario. Sì, stavo provando un attimino. Sì, ok, fai, prova così, ci fai vedere quello che sei riuscito a fare, se no ti facciamo ancora un altro riepilogo. Sul programma, diciamo. Ecco. Rosaria nel frattempo si sta facendo una passeggiata a casa, perché secondo me si sta posizionando ad un computer per poter lavorare meglio, credo. Questo è l'orario in cui ci sta bene, in genere una bella bevanda fresca, diciamo. O un caffè. Un caffè, sì. Io pure vado per il caffè, pure urgente. Io sono un amante del caffè, cui... Anch'io, un po' comodo. Se eravamo in presenza avremmo fatto una bella pausa per andare a prendere un caffè, ma... Scusate, ma... Visto che siamo in assenza possiamo prenderlo lo stesso? No. Sì, se vuoi andarlo a prendere vai tranquillo, Massimiliano. Grazie, un attimo solo. Vai tranquillissimo. Pesce? Pesce l'arabica, grazie. Pesce Fabio oggi non c'è, non lo vedo. No, non lo vedo io. Aspetta che guardo in elenco, ma no, non lo vedo. Chi è che ti hai detto pesce? Sì. No, non c'è. Oggi non c'è. No. No, oggi non c'è. Caterina, non ci fai vedere nessun avatar? Ferrante Sonia, sì, l'ho vista, mi pare. Ferrante, aspetta che vediamo, eh. Io controllo, sì, c'è. Sonia, sì, c'è. ci sono. C'è. Possono aggiungere qualche altro? Sì, Teola Antonietta. Stefano mi hai fatto una domanda, scusami. No, chi mi ha fatto una domanda? Mario, scusami. Mario, vai. Sì, si possono aggiungere gli occhiali, si possono aggiungere assolutamente. Allora, una volta che poi sono qua, alla fine si presenta qua solo... Sì. È uscito fuori, poi cosa devo fare? Lo devo copiare? No, vai su condividi schermo e ce lo fai vedere. Ah, ho capito. Ok.
Vai in basso sulla piattaforma di Zoom, c'è scritto condividere lo schermo. Ok, perfetto. Per metterlo sul gruppo, diciamo. No, ce lo fai vedere, ce lo fai vedere adesso. Sì. Allora, condividere schermo, perfetto. A posto. Diciamo che io sono abbastanza robusto, mi sono idealizzato in qualche modo. Ecco. Sì, no, no, ma questo diciamo è stata una cosa che abbiamo fatto tutti, sì, ci siamo visti tutti un po' più magretti, sì. ma l'avatar ha questo pregio, diciamo, no? Di farci sembrare... Sì. Un bel problema. Sì. Anche questo in realtà... E secondo me è uno dei limiti, poi tra virgolette, un po' rispecchia, è un po' lo specchio dei nostri tempi, no? Che necessariamente dobbiamo essere tutti magri, non è possibile avere qualche chilo in più. Mario, se togli la tua condivisione schermo, così sì. ne vediamo qualche altro. Sì, interrompo. Perfetto, grazie a te. Ok, qualcun altro ci vuole far vedere il suo avatar? No, procediamo allora. Ok, procediamo con l'altro. L'altro programma che vi volevo far vedere era... Aspettate, perché ne ho messi diversi, poi li vedete meglio voi. Ok, qui, perfetto. No, però voi non lo vedete. Anche di questo solo l'immagine e basta, giusto? Anche di questo solo l'immagine. Vi faccio vedere l'ultimo che vi faccio vedere è quello in cui potete fare la registrazione. Perché quello ce ne sono un paio carini. Uno che vi consente di caricare la vostra foto e quindi in pratica fa l'avatar direttamente dalla vostra foto. E l'altro invece praticamente vi consente di aggiungere l'audio. Allora, andiamo sempre in condivisione schermo. Così prendo... Qui da noi sta iniziando a piovere, qui a Rende. Da voi ancora anche no? Anche qua da noi, a parte. Sta piovendo. È iniziato adesso. Avatunno. Speriamo che si rinfreschi, che rinfreschi però. Allora, questo praticamente è l'altro programma che vi volevo vedere. Andato su Character sempre. Avatun. Anche qui andate sul... Cliccate sul link... Poi è quello successivo, questo è Face, lo vediamo dopo. Cliccate sempre su questo link, così ve lo lascio un attimo, poi allora in pratica questa sono io, questa qua giù con il jeans, sempre magrissima, i miei alunni. E praticamente qui è stato un progetto che abbiamo fatto con gli alunni, vabbè, dovevano fare un po' una rappresentazione della scuola, per cui questo è un mio alunno, questo è il nostro collaboratore scolastico, che hanno fatto col borsello, perché non so da voi, ma da noi i collaboratori borsello per avere tutto a portata di mano. Questo è un genitore, questo invece poi è il dirigente scolastico, e questa sono io, diciamo, mi hanno rappresentato dire pienamente gli alunni con questi begli occhiali grandi, però mi hanno fatto magra. Decisamente magra. Vabbè, meglio così. Preso il sito? Ci siete già? Posso quindi uscire? Così invece entro sul sito per vedere un po' come funziona. E dopo questo vi faccio vedere gli altri due che mi interessano di più. Allora, qui... Ok. Ok. Sì, aspetta. Devo riuscire a condividere di nuovo lo schermo. Allora, di Zoom non mi piace questa cosa. In genere mi piace tantissimo come per fare, però il fatto di dover ogni volta che cambio pagina devo condividere lo schermo, cioè uscire da una per... che altrimenti non si vede, questa è l'unica cosa. Allora, dovete inserire il vostro nome, la vostra mail, diciamo un'immagine, che non necessariamente deve essere una vostra immagine, ma una qualunque immagine, ed entrate praticamente qui. L'unico handicap qui è appunto il fatto che comunque dovete fornire delle vostre informazioni, quindi dovete dare comunque la vostra mail. Io adesso entro, così vi faccio vedere
con la mia mail. Anzi, la mia mail... Magari, Jessica, magari facci vedere che poi magari creiamo la mia mail. La mia mail, adesso che la sto scrivendo, anzi, prendetevela. Giusto perché se avete qualche problema, mi volete contattare, insomma, lo potete fare sempre. Potete stare con un'immagine qualunque. Immagino scarichiamo allora. Ok. Andiamo. Sì, perfetto. Scusa, ma dobbiamo mettere un'immagine nostra? No, no, non necessariamente vostra, questo vi stavo dicendo. Infatti io mi sto prendendo un'immagine così. Ne ho preso una a caso. Non trovata, sì, giusto per farvi entrare. Ok, oggi non... Ma niente, oggi è così, eh. È proprio così oggi, nel senso che non ci fa entrare. Niente. Allora, aspettate che devo mettere, perché su questo computer non ho immagini mie, quindi stavo cercando di metterne una che fosse non necessariamente, ma non mi fa entrare, se no, quindi devo scegliere un'immagine di qualche altra cosa. Scegliamo un personaggio famoso, che ne so, suggeritemi un personaggio famoso che vi piace. Boh. Vabbè, dopo mettiamo. Gigio. Topo Gigio, no? Topo Gigio non mi fa entrare. Facciamo Sofia Loren, che ne so, mi è venuta in mente Sofia Loren, insomma, che non è che sia proprio... ok, scarichiamo un'immagine, così. Vediamo questa. Non va bene? Ok. Se non ce la fa fare, dobbiamo poi procedere diversamente. Vi faccio vedere l'altro programma e questo lo vediamo la prossima volta. Perché evidentemente c'è qua, no, no, oggi c'è un problema suo, vabbè, niente, oggi non riusciamo, vi faccio vedere l'altro a questo punto, perdonatemi, vi faccio vedere l'altro programma a questo punto, così andiamo, non perdiamo tempo. Allora, vi faccio vedere, quindi, prima di Avatun, vi faccio vedere invece face.com, non la vedete la mia, sempre. Di schermo, ok, andiamo su questo, ok, utilizziamo questo praticamente, anche questo ci permette di creare un avatar tipo fumetto, quindi andate su questo sito che è http://face.co. Anche questa è un'immagine, Stefano, sempre solo immagine. Una volta che l'avete copiato me lo dite, così ci siete già andati. Poi la prossima volta vediamo di nuovo Avatun, perché c'era un problema, non so se il mio computer oggi, e quindi non riesco a farvelo vedere. Ok, penso che l'avete preso l'indirizzo, andiamo su. Ok, condivido sempre lo schermo, così vi faccio vedere un po'. Condivido sempre quei 10 minuti, 7 minuti prima di uscire. Eh sì, anche più, perché se dobbiamo dare qualche comunicazione è bene darla. Perché prima erano tantissimi. Allora, l'altra volta praticamente, se vi siete resi conto, a un certo punto praticamente mentre Pietro parlava si è interrotto, perché comunque nel momento in cui viene programmata per le... Pensando che alle 5 in punto si collegano gli altri. Alle 5 in punto si collegano gli altri, quindi noi... Prima noi uscire, così, senza che ci sbattano fuori.
Va bene, perfetto. Così, così riusciamo anche a salutarci. Ok, allora siamo su questa pagina, come vi dicevo, face.co. Perfetto. Andiamo sul personaggio. Questo è semplicissimo da fare. Scegliamo se uomo o donna. E qui è semplicissimo, come quello che abbiamo visto prima, come Avatar che abbiamo visto prima. Qui praticamente vi fa fare sempre la forma del viso, le labbra, il naso. Qui vi fa scegliere anche le orecchie rispetto all'altro, cosa che l'altro non ci faceva fare, gli occhi, capelli, vestiti e lo sfondo che desiderate avere dietro, ok? Realizzatelo subito, velocemente, io faccio il mio, così poi mi fate vedere quello che vi viene fuori, no? Ok, forma del viso, bella tondetta, ok? Non mai vedo sto bello. Dimmi, Enza. No, vedo solo lo schermo nero e scritto Bernadette, non so. Ed è un problema tuo, credo, perché sicuramente si vede invece sullo schermo, credo. Sì, lo vedete voi, gli altri lo vedete? Sì. Ok, perfetto. Perché qualcuno non lo vede. Una volta scritto, cosa bisogna... Ci sono diverse voci. Allora, ci sono diverse voci, quindi tu ti devi scegliere. Ovviamente ti scegli la forma del viso, le labbra, il naso, le orecchie, ok? Poi gli occhi e ovviamente nel momento in cui lo scegliete anche qui si può scegliere poi il colore, gli occhi, i capelli e quant'altro, ok? Quindi contemporaneamente lui mi permette di vedere qui gli occhi e qui il colore. Sì. Così come sì, no, io dicevo, di farlo. E dicevo dalla home page face.co puoi creare allora perfetto, all'inizio praticamente ti compare, vediamo se mi fa tornare indietro, no, sì, vabbè, eravamo sulla pagina di Sofia Loren qua. Vediamo se ci fa, ok, ti compare questa, quindi tu qui devi prendere e scegliere se uomo o donna. Perfetto. Grazie. Perfetto, ok. L'ho fatto, Jessica. Mandato, ce lo fai vedere? Aspetta che interrompo allora la mia condivisione e ci fai vedere il tuo. O l'hai mandato sul gruppo? No, condivido, ecco. Si vede? Sì, adesso sì, okay. Che si vede. Ok, Domenico, perfetto. Ok. L'abbiamo visto. Tanto mi sto... C'è qualcun altro che già l'ha fatto? Qualcuno l'ha già fatto oltre Domenico? Io ve lo mando. Giusi, faccelo vedere. Sì, perché lavoro su due computer, quindi... Lo immagino. Per questo perdo un po' di tempo. Anch'io ho la stessa situazione, lavoro su due computer, l'ho fatto e poi per l'invio, insomma. Fammelo vedere qui, Massimiliano, già adesso lo vedo nella tua... Carino, molto carino, molto carino. Ok. Io l'ho messo sul gruppo. Ok, vado a vederlo allora. Così. Ho il telefono qui che è molto carina. Questi occhiali sono proprio... Ormai sono di... Allora, ricordano un po' gli anni 70, però poi in realtà sono di gran moda adesso questo genere di occhiali. Sì. Ok. Katia ce l'ha mandata pure, la sua. Perfetto. Ok. Stefano, vogliamo vedere il tuo avatar. Non ti sentiamo perché hai il microfono disattivato. Sì. Yeah. Non l'ho fatto. Come non l'hai fatto? Ti vedevo tutto concentrato. Stavo il nostro. No, mi è beccato. Tranquillo, non è un problema, ragazzi. Io mi rendo perfettamente conto che questo è un periodo veramente... Stavo rispondendo a un'email, onestamente, urgente. Ma... Ok, Maria Francesca, perfetto, benissimo. Bene, mi piacciono questi capelli, ma sono davvero così i tuoi capelli, Maria Francesca? Non mi sente.
Anche la sette vicino. Ok, sì, ho problemi con l'audio. Tranquilla. Magari, insomma, non sono proprio così. Sono, okay. Ricci, ma non, sono ricci, ma non ricci naturali. Ah, ok, quindi c'hai una permanente, ok. Sì, perfetto. Infatti. Va bene. Però sono belli questi capelli, molto belli, devo dire. Grazie. Okay. Io invece, allora, tu ce li hai, immagino, quindi lisci e ti fai la permanente per averli, sì, ricci. Io invece ce li ho ricci e me li stiro per averli lisci. Ecco, questo è non essere mai contenti. Perfetto. Io non li ho e quindi non mi faccio problemi. Ecco, benissimo, va benissimo. Anche questa è una posizione, diciamo, il fatto di... filosofia utile. Utilissima, a volte è utile, effettivamente. Beh, sicuramente non avrai problemi d'estate, perché, allora, paradossalmente io d'estate tengo i capelli lunghi, più lunghi, perché così li posso legare, mentre li taglio d'inverno, quando poi, anche se sono un po' più corti, non fa niente, diciamo, certo. Non mi creano problemi. Ok, Maria Francesca, esci, okay, dalla, sì, tua condivisione, così vediamo se c'è qualche altro che vuole condividere il suo avatar, e poi vorrei concludere con Voki, che è quello che ci permette di... Che siccome manca poco, mancano praticamente 10 minuti. Mancano. Ok, Domenico, ti sei fatto un ciuffo, so fantastico, vede. Adesso. Mancano 3 minuti. Ce l'hai davvero nella vita questo ciuffo, Domenico? Specialmente quando c'è umidità, pure peggio. Ah, bene, bene, ok. Perfetto, allora è realistico. Sì. Beh, qui in realtà è di gran moda, per come l'hai disegnato è di gran moda questo ciuffo che è venuto, no, fuori. No, 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 per me è difficoltà, c'è proprio, l'ho stato pure. Ok, perfetto. Vado, okay, io? Vado, sì, io? Si va. Mario ci fa vedere, sì, il suo. Vai, vai, Mario. Velocemente. Si vede? Ok, sì, si vede, si vede. Ti somiglia, l'hai fatto somigliante, effettivamente. Diciamo anche la direzione del ciuffo del dei viso, capelli. Sì, sì, è anche somigliante. La testa inclinata un po'. Sì, 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 è somigliante. Somigliante. Decisamente somigliante, sì. Decisamente somigliante. Ok, perfetto. Usciamo da questa condivisione schermo, ci siamo. Vede? Ok, sì, si vede, si vede. Ti, allora, quello che praticamente, effettivamente, diciamo anche la direzione del ciuffo del dei viso, capelli. Sì, è anche somigliante. La testa inclinata un po'. Sì, 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 è somigliante, somigliante. Decisamente somigliante, sì. Decisamente somigliante. Ok, perfetto. Usciamo da questa condivisione schermo, ci siamo. Allora, quello che praticamente... No. Okay. Allora, noi ci sono rimasti praticamente 10 minuti, quindi non vorrei forse diciamo iniziare con un altro e poi non finiamo. La mia preoccupazione è questa. Allora, vi dico prima velocemente quello che dobbiamo fare adesso. Allora, io vi caricherò come attività sulla piattaforma che abbiamo visto oggi il caricare il vostro avatar. Quindi scegliete uno di questi programmi che abbiamo visto, quindi non è che li voglio caricati tutti, e ne caricate uno solo. Quindi quello che vi è piaciuto di più, diciamo che avete trovato più immediato e che volete caricare, caricherete quello come in piattaforma. Questo, vi ripeto, sempre per avere... per avere poi certificate queste ore che stiamo, cioè le ore che voi svolgete online, cioè non necessariamente ci dovete passare altre 10 ore sulla piattaforma, ma basta caricare questi materiali e così, diciamo, certifichiamo le ore. Pietro, tu avevi qualcos'altro da dire? Sì. Dimmi. No, volevo fare... Allora, la prossima volta vi faccio vedere invece come... ascolta un attimo, Pietro, la prossima volta, mi fermo un attimo solo... Prossima volta come programma vi faccio vedere Voki, che ci permette di vedere, di caricare l'audio anche, ok? Vai, vai, Pietro, dici. Niente. Non vorrei che ci bloccassero come l'altra volta. No, è per questo che ho chiesto 10 minuti, siamo a meno 9. Sì. Niente, vi dovete collegare tutto alla piattaforma Future Lab. Se avete dei problemi mi chiamate pure, mandate messaggi, perché vedo che qualcuno ancora non è mai entrato. Si può fare cosa tramite cellulare, tramite smartphone, però è importante collegarsi, come diceva Jessica, bisogna certificare quelle ore, fare l'accesso, entrare dentro, a parte il materiale che ha messo già la Jessica, e me ne metterò altro io, perché ho trovato altro materiale, Jessica, prima ne parlo con te e poi, sì, 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 lo inseriamo. Lo vediamo, sì, sì. Sì, lo vediamo dentro. Tanto prima della prossima lezione, adesso abbiamo parecchio tempo, eh. Alcuni. Quando è la prossima? Martedì prossimo, Enza. Sì. La prossima lezione è martedì prossimo.
Vai. Io ho fatto l'appello, a me non risultano oggi Calenda. Sì, non c'è. Colella. Non c'è. De Paola. Poi Pesce. Mm-hmm. Pettinato. Soda. Ok. Qualcun no, altro? Non li ho visti questi. Gli altri mi pare che li visti tutti. Altrimenti faccio l'appello subito. Può darsi che il collega Pettinato stava facendo esami, tu l'altra volta aveva il problema degli esami che stava facendo. Jessica, scusa, dove dobbiamo caricarlo in piattaforma? Anche no, qua. Allora, in piattaforma vi faccio vedere subito, un attimo glielo faccio vedere così. Glielo faccio vedere io. No, 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 glielo faccio vedere io così, ma ancora non l'ho messo il punto, ecco perché vi faccio vedere io dove lo caricherò, ok? Ma martedì prossimo tardate l'orario un poco, perché non si sovrappongono agli altri corsi. Non so. Noi ce l'abbiamo alle 3, però l'altro corso... Però nel calendario di inizio corso era questo in giorni pari, l'altro corso è l'e-learning giorni dispari, per cui e ognuno ha dato le due adesioni. Ora okay. Se si sposta il calendario non è più possibile seguirli tutti no, e no, due. No, ma noi non ci siamo spostati. Allora, in martedì. Questa settimana, ascoltami, in questa settimana noi eravamo lunedì, mercoledì e venerdì, qui martedì e giovedì. E la prossima invece siamo invertiti, ma non si sovrappongono i corsi. Controlla perché... L'importante è quello, ok. No. Noi siamo ufficialmente, manteniamo il nostro calendario, prossima riunione è il 15 settembre. Perfetto. Non abbiamo cambiato nulla, no. Eventuali cambiamenti sarete avvisati prima. No, ma non allora, ci deve capitare qualcosa, Pietro, se no cambiamenti non ne facciamo. No, io non ne faccio, perché anche a me si incrociano anche gli altri corsi. Allora, in pratica, siamo in piattaforma, la vedete? Qui, dove c'è scritto come crea un avatar, io adesso vi caricherò la presentazione di oggi e alla fine ci sarà qui sempre in questa parte una consegna dove voi andrete a caricare. Ancora non l'ho creata. Ok. Ero qui in questo punto, sì. Infatti non trovavo. Come creare un avatar? Ancora non l'ho creato, lo creerò appena finiamo, insomma, diciamo. Perfetto, quindi adesso prossimo appuntamento lunedì. No, martedì, noi non ci vediamo martedì, lunedì, martedì. Perché nel nostro calendario noi siamo il 15 settembre adesso, che è martedì. Martedì. Perché ci hanno, no. Vi ripeto, c'è il... Cioè questa settimana noi rispetto all'altro corso sul sviluppo dei materiali learning object, loro erano questa settimana martedì e giovedì e noi lunedì, mercoledì e venerdì e poi invece dalla prossima loro faranno lunedì, mercoledì e venerdì e noi invece martedì e giovedì, quindi per poter, quindi siamo esattamente incastrati, quindi se c'è qualcuno di voi che segue entrambi i corsi non ha problemi perché il calendario è rimasto quello, Noi ci vediamo martedì 15. Perfetto, va bene. Grazie Jessica. E di che? Grazie a voi. Sempre grazie è stato a martedì. È un piacere, lavorare con voi. Mi sarebbe, ripeto, sembra ripetitivo, certo. Ma mi sarebbe piaciuto essere in presenza perché quando c'è un bel gruppo che lavora è sempre bello. Ok. Ci vediamo martedì allora. Perfetto. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Jessica, aspetta un attimo. Sì, mi sono fermata apposta, Pietro. Vedi che non sono uscita. Buona serata. Ciao Stefano. Ciao Mario. Ciao. Mm-hmm.